Si è concluso con 4 riduzioni di pena e 6 condanne confermate il processo d'appello di Corsi d'Oro 1 sulla formazione professionale in Sicilia. La Corte d'Appello, presidente il giudice Francesco Trepoti, ha ridotto 4 condanne e disposto una prescrizione. Lo sconto di pena è arrivato per Elio Sauta, presidente dell'ARAM, condannato a 5 anni, che registra anche una soluzione parziale, per la moglie Graziella Feliciotto, che ha incassato una condanna a 2 anni e 2 mesi. Chiara Schirò, moglie dell'ex parlamentare Francantonio Genovese, ha ottenuto uno sconto di pena, condannata a 1 anno e 8 mesi, pena sospesa. 8 invece i mesi con il beneficio e la sospensione della pena decisi per Carmelo Capone, ex assessore comunale rappresentante dell'ANCOL. Infine è disposta la prescrizione per Salvatore Giuffrè e la conferma della pena per tutti gli altri imputati. Nel dettaglio, Concetta Cannavò 1 anno, Daniela D'Urso 4 mesi, Natale Lopresti 1 anno e 5 mesi, Nicola Bartolone 1 anno e 4 mesi, Carlo Isaia 6 mesi, Salvatore Giuffrè 1 anno e 8 mesi, Daniela Pugliare 3 mesi. Assoluzione totale per Natale Capone e Giuseppe Caliri. Dovevano rispondere a vario titolo di associazione finalizzata al peculato e alla truffa, reati finanziari e falsi in bilancio connessi alla gestione degli enti di formazione professionale, truffa e tentata truffa. Il Tribunale ha poi convertito i reati di peculato in truffa. Confermate infine le statuizioni civili in favore delle altre parti civili.